Thank you.
Ricordato più volte da Valerio, è quello dello sviluppo verticale. È una chiesa dove tante volte mi sono ritrovato a guardare il soffitto e chiedermi quei cavi dove mi avrebbero portato e verso dove puntassero quei trafori. E quindi abbiamo pensato di andare indietro nel tempo, nel 1600, fra il 1600 e il 1700, e scegliere della musica che porta verso l'alto, che ci eleva, la musica che eleva gli animi ed eleva e si eleva nell'alto delle chiese barocche. Noi qui abbiamo pensato però di proporvela in esterna, perché questo bellissimo portale è una sorta di parabola che fa arrivare il suono verso il pubblico. Speriamo che vi piaccia. Buona serata. Thank you.
veramente pezzo di urbano, no? Perché abbiamo scelto invece il primo brano? Perché Handel lo compose nel 1748 e si chiama Musica per i reali fuochi del... Ora, ormai è un luogo comune, Francavilla è la città dei fuochi, ovviamente nel frattempo le tecnologie sono progredite abbastanza, e basti sapere che comunque era un italiano quello che alla corte d'Inghilterra, mentre si festeggiava il patto di Aquisgrana, il re non badò a spese, proprio chiamò questo italiano, che ha una bella macchina che faceva partire fuochi d'artificio insieme alla musica, Handel, che scrisse appositamente una suite di brani orchestrali che dovevano accompagnare i fuochi d'artificio, che sarebbe un bellissimo spunto per l'amministrazione comunale. L'ensemble Baccano c'è, se vogliono, se interessa. E buon ascolto con la Réjouissance e da fuochi. Thank you.
Abbiamo portato con per mano
campi, e quindi non ci è sembrato esagerato cercare di concludere quello che noi abbiamo iniziato, gli abbiamo messo Bach, Mozart e Haydn. Cioè, meglio di questo non si può avere nulla nell'ambito della musica classica. Bach abbiamo scelto una cantata, un pezzo molto noto, una cantata che dice, questa cantata si intitola Cuore, bocca e anima e azione, ed è un po' una sintesi, no, dello spirito cristiano. Poi abbiamo scelto un brano di Wolfgang Amadeus Mozart, che tra tutti i compositori fuori sede è forse il più famoso, che io diavolo la cosa di scurdo, però la professora Nave lo so, queste belle, me l'ha fatto un po' così. E poi volevamo concludere con una cosa scelta apposta per questo luogo, il corale di Sant'Antonio. Io ringrazio qui arrivo sicuramente anche un soprattutto ringrazio i nostri cinque musicisti, voglio dire i loro nomi: Matteo Acitelli, la prima tromba, Alessandro Garrone, la seconda tromba. Thank you.
È una minaccia. Non ce ne andiamo. Brava! Thank you.